Buongiorno a tutti e benvenuti su T-Games. Nel video di oggi diamo un'occhiata a 20 videogiochi GDR medievali tra i più recenti già disponibili e in prossima uscita 2024 e 2025. Prima di iniziare, considerate di supportarci mettendo un like ed iscrivendovi al canale per restare sempre aggiornati sulle prossime uscite. Detto ciò, partiamo con il video. Endalore è un gioco di sopravvivenza dark fantasy medievale con elementi RPG. Bisognerà esplorare, costruire e combattere per conquistare la terra oscura di Endalore. In Bellwright, il giocatore stabilisce ed espande i propri insediamenti, assistendo gli abitanti dei villaggi e reclutando altri per la sua causa, mentre impara di più su una vita lasciata alle spalle. Crestfallen Medieval Survival mette i giocatori l'uno contro l'altro per combattere per la terra e il potere sul regno. Bisognerà equipaggiare i propri cavalieri con l'armatura più potente, creare armi letali e costruire un regno che vale la pena difendere. In Kingdom of Fallen, il giocatore deve raccogliere indizi sulla scomparsa della figlia del protagonista, sconfiggendo temibili boss, lottando per sopravvivere, creando armi e costruendo il futuro. Kart è un gioco di ruolo di sopravvivenza ambientato in un mondo devastato in cui si dovrà esplorare, costruire e combattere per prosperare. Eldrimar è una miscela di azione, RPG e survival horror. Il gioco racconta una storia cupa in un'ambientazione dark fantasy. Il giocatore esplorerà luoghi ampi e non lineari, sradicando i non morti per progredire nella trama del regno di Eldrimar. Driven by envy, humans united and banished the Aelir to the lower realms. Always remember your purpose. You are Saren, the warrior of Azathoth. You are the sword of vengeance in the hands of your race. Renown è un'esperienza di sopravvivenza multiplayer ambientata in un mondo medievale vasto e in continua evoluzione. I giocatori iniziano dal nulla, raccolgono risorse, costruiscono un regno e combattono per sopravvivere.
Kingdom Come Deliverance 2 è un gioco di ruolo d'azione ambientato nel caos di una guerra civile nella Boemia del XV secolo. Becoming more than a peasant. You know the trouble with an adventurous life? It can end before it gets started. Sotto la direzione di Ted Peterson e Julian Le Fay, sviluppatori principali del team dietro gli originali Elder Scrolls, Arena e Daggerfall, Once Lost Games sta creando un nuovo gioco di ruolo fantasy a mondo aperto, in cui scelte e conseguenze vengono vissute su una scala mai tentata prima. Blight Survival è un gioco survival cooperativo medievale ambientato in una versione alternativa del XIV secolo. Enotria, The Last Song, è un action RPG in stile Souls, ambientato in un mondo ispirato dal folklore italiano. Il giocatore potrà indossare maschere in grado di cambiare il suo ruolo e alterare la realtà. Pax Dei è un vasto MMO social sandbox, ispirato alle leggende dell'era medievale, in cui i miti sono reali, i fantasmi esistono e la magia è indiscussa. Its ancient secrets beckon us ever deeper into the unknown. The further we journey from the safety of the light, the greater the rewards. Crimson Desert è un action RPG open world per giocatore singolo, sviluppato dallo studio sudcoreano Pearl Abyss e inizialmente pensato come prequel dell'MMO gratuito Black Desert. Chrono Odyssey è un open world MMO GDR, in cui ci si ritrova ad esplorare una terra che, seppur all'apparenza tranquilla e ricca di paesaggi rilassanti, opera da terreno di scontro in un violento conflitto tra fazioni. Dragon Age Dreadwolf è la prossima avventura dell'amata serie fantasy. Annoverato tra i nuovi giochi più attesi, il prossimo capitolo riporterà il giocatore nel Tedas, con Solas che tornerà come principale antagonista. Or heroic rebel against tyranny, depending on which story you believe.
In his final fight with the Elven gods, Solas imprisoned them and created a veil that split our world from the raw magic of the Fade. But now, he wanted to tear down that veil and destroy the world. Il regno di Myrtana è stato invaso da un'implacabile orda di orchi. Re Robar II, bisognoso di una grande quantità di minerale magico per forgiare potenti armi, gestisce le miniere di Corinis con tutti i prigionieri disponibili. Avowed è un gioco di ruolo fantasy in prima persona sviluppato da Obsidian Entertainment. To investigate some plague that seems to be corrupting our very souls. You want us to trust you. But the truth is, Throne and Liberty è un MMORPG, multipiattaforma free to play. Il gioco dispone di un ambiente in continua evoluzione, PvP e PvE su larga scala, e la capacità di trasformarsi in creature per combattere su terra, mare e aria. Stormwright è un gioco di ruolo a mondo aperto di prossima uscita, ambientato in un regno fantasy medievale. Mirthwood dispone di un coinvolgente mondo sandbox medievale che permette al giocatore di scegliere chi vuole essere. Bisognerà gestire la fattoria, allevare animali e migliorare le strutture per creare oggetti e attrezzature. Disease, if a little romantically challenged. For now, we'll look to upgrade our shoddy gear. There's a wide world bound to hide some loot. Unique locations dot the landscape, offering opportunities to uncover. E anche per questo video è tutto. Grazie a tutti per la visione, un saluto a tutti e appuntamento al prossimo video.